chi parla per primo? E allora Roberto Maroni, il governatore della Lombardia, ci spiega che cosa si sta combinando in Lombardia. Io alla vi grande. Sono venuto, è la prima volta che uscivo di casa oggi. Sono venuto apposta, vado a vedere qua la piazza. Immaginavo che c'eravate, perché a noi può capitare di tutti, anche di stare qualche mese all'ospedale, ma ce l'abbiamo ancora duro. Oh. E vai! Come ce l'abbiamo? Duro! Un po' meno di qualche mese fa. Vabbè, oh, c'è qualcun altro che ci prova ancora, eh? Non è che... E allora adesso ci riproviamo, perché lo dicevamo, uniti si vince e vinciamo per l'autonomia delle nostre regioni sempre di più, ma soprattutto in questo momento per mandare a casa Renzi, Roberto Maroni! Grazie, grazie. Porto il saluto della Lombardia, del popolo lombardo. E voglio dire subito che siamo uniti in tutte le battaglie con il Veneto, con Luca Zaia, col grandissimo governatore qui che sta conducendo battaglie che sono le mie stesse battaglie sull'autonomia, sull'indipendenza, sulla lotta all'immigrazione, sul sostegno ai nostri cittadini, non ai clandestini. Le risorse devono essere date ai nostri, prima i nostri. Sono battaglie che condividiamo, facciamo una grande squadra e sono sicuro che le nostre battaglie alla fine riusciranno a conquistare la vittoria. Sono tanti argomenti, c'è un confronto costante e quotidiano. E noi siamo il vero motore del cambiamento. È per questo che con la prospettiva adesso, fra pochi mesi, della nascita della grande macro regione delle Alpi, che è l'evoluzione dell'intuizione che ebbe Gianfranco Miglio, il grande Gianfranco Miglio, la battaglia in Europa sarà decisiva. E noi uniamo le forze per vincere questa battaglia e le uniamo qui anche simbolicamente, perché io voglio lasciare adesso la parola a Luca Zaia. Le cose che dice lui sono le cose che dico io, le cose che pensa lui sono le cose che penso io, le tue battaglie, Luca, sono le mie battaglie, uniti vinceremo. Grazie a tutti e viva la Lega!